Allora, ascolta, io bevo cola perché secondo me è un prodotto, ti dico, è Eurospin e lo trovi solo all'Eurospin. L'Eurospin non vende la Coca-Cola, vende solo cola. Cola, non so, costa 10 centesimi a lattina. Certo, non è la Coca-Cola, non è la Coca-Cola, però io voglio andare a risparmio, voglio risparmiare. Voglio stare attento al portafoglio, al basul, al basul, al bazooka, al portafoglio. Devo dire 10 centesimi. Aspetta, che qui c'è un soffione, ti faccio vedere il soffione. Aspetta. 10 centesimi, secondo me 10 centesimi la bottiglia, non so quanto costi, con 2 euro mi sa te le danno tutte, non so, no, meno secondo me, non so il prezzo esatto, però costa davvero poco la cola ed è più, non è la Coca-Cola, è un'altra bevanda altrettanto buona. La devi bere fredda secondo me, perché calda un pochino smaga, fredda secondo me è molto buona. E poi niente, ha le bollicine e soprattutto il lattina è più godibile. Perché ha le bollicine, fai dei rut, 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 e poi comunque sì, è buona. A me piace. Piace, non penso che abbia molta caffeina o non ce l'ha per nulla, non te lo so dire. Però intanto riempio il portafoglio quando la compro e poi vado all'Eurospin. Vado all'Eurospin perché costa meno, vado all'Eurospin perché è meglio. Vado all'Eurospin e ho tradito il Lidl. Se vuoi ti faccio vedere dei prodotti. Aspetta. Allora, questi qua sono dell'Eurospin. Questi affettati qua. Ok. Questo. No, ma ti dico, costa il Lidl, ha fatto troppi prezzi, non ti dico che il Lidl non è buono, sarei un ipocrita, ma ha fatto troppo il tiro. Questo è tutto Eurospin. Questa.